Si avvicina la fine dell'anno liturgico, il Vangelo di oggi ci propone dove andremo a finire, il senso del nostro cammino. Ed è per questo che ritroviamo anche ancora oggi in Conversazioni Bibliche Padre Ernesto Della Corte. Ben trovato, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a te, Anna Maria, a tutte le amiche, gli amici che ci seguono. Certo, sentendoti con questa espressione, che poi è quella che usiamo tutti, in realtà tutti quanti hanno l'idea di essere in cammino verso la fine. E in realtà siamo in cammino verso il fine. Ogni anno è meglio che lo specifichiamo, perché in un certo senso dobbiamo rettificare questa sorta di idea che tutto va verso una fine, usando questa parola con l'articolo femminile. In realtà proprio oggi il discorso di Marco al capitolo 13, che è chiamato discorso escatologico, perché Gesù ci ricorda le realtà ultime, ma le realtà ultime sono quello finali nel senso del compimento. Gesù è alla vigilia della sua passione e queste parole non solo annunciano gli eventi che poi seguiranno, ma intendono pure esortare a nutrire la speranza che lui ritornerà. Quindi noi siamo in cammino verso colui che sta venendo incontro, verso quelle realtà che da parte storica vanno verso un compimento, quindi non verso la fine. E c'è questo risorto vivente che è il Cristo, che ci ha promesso che sta già ritornando. Non sappiamo però quando arriverà questo momento. Dove siamo nel testo di Marco 13? Cristo ormai si è allontanato dal Tempio. Domenica scorsa lo dicemmo, dopo l'episodio della vedova, Gesù non vi rientra proprio più. E in un certo senso porta a compimento la profezia di Ezechiele al capitolo 11, quando dice il profeta che la gloria del Signore esce da Gerusalemme e si va a mettere sulla collina a oriente, quindi sul Monte degli Ulivi. E lo Spirito conduce il profeta a Babilonia per riferire ai deportati la visione ricevuta. Marco che cosa ci sottolinea? Che tra Gesù e il Tempio si è ormai consumata la relazione. Infatti le sue parole sono molto forti all'inizio del capitolo 13. Qui non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutto. Il culto, il cuore del culto per Israele, era proprio il Tempio. Il Tempio sta per essere abbattuto. Poi succederà effettivamente 40 anni dopo la Pasqua di Cristo, nell'anno 70. Ma sono scioccanti anche le sue parole, se consideriamo soprattutto l'affermazione verso i discepoli, i quali sono attratti ovviamente dalla bellezza del Tempio. Il Tempio era una delle cose belle nel mondo. Maestro, ma guarda che pietre, che edifici! E Gesù davanti a tutto questo constata che non rimarrà pietra su pietra, non è quello il Tempio. L'ha detto anche domenica scorsa la lettera agli Ebrei. Il Tempio è il corpo di Cristo, quindi non devono aspettarsi di guardare più quel Tempio con quegli occhi di prima. Ormai il Tempio è l'umanità di Cristo. Noi celebriamo ogni cosa nel corpo di Cristo, nella sua umanità. Poi subito dopo salgono sul Monte degli Ulivi, proprio di fronte a tutta l'area sacra. C'è un paesaggio meraviglioso, sono in disparte, proprio con i discepoli che fin dal lago di Galilea sono stati chiamati. E proprio i discepoli gli chiedono: ma quando avverranno tutte queste cose che tu hai rivelate? Gesù già domenica scorsa e poi continua oggi mette in guardia per evitare gli inganni. Molti verranno nel mio nome, dice Gesù. La storia avrà un travaglio, la storia, il Tempio, ogni cosa non sarà che in travaglio, perché c'è il travaglio del compimento. Il Tempio è diventato un luogo di corruzione, ecco perché Gesù dice: state attenti, quando verranno questi momenti, fuggite senza incertezze, una fuga dalla Giudea sulle montagne, fuori dalle città, non tornate indietro nemmeno per prendere il mantello, che è una delle cose fondamentali. Anche le donne incinte devono correre, c'è una condizione di fragilità, nella speranza, dice Gesù, che questo non accada d'inverno, dove le difficoltà sono maggiore. C'è una sorta di travaglio della storia e della natura. Sembra un quadro molto cupo, ma in realtà poi Gesù dipinge attraverso questa descrizione in realtà gli elementi luminosi che sono i segni di speranza. Gli eletti scelti da Dio
hanno avuto da lui il potere di poter influire sulla storia. Per cui è possibile delimitare il periodo delle prove. È possibile che l'aumento degli effetti inevitabili possa essere minore. Ecco perché Gesù invita a pregare, chiede ai discepoli di pregare per limitare i danni del dramma dell'umanità, perché si perde il senso di Dio, della relazione con Lui. A volte si procede a passi enormi, questa volta sì, verso la fine della propria storia. Allora le guerre, i terremoti, le carestie non devono dare adito agli allarmismi, vogliono solo essere l'inizio dei dolori, questo travaglio che inizia e che in realtà ci ricorda proprio questo compimento che sta per arrivare. Il figlio dell'uomo sta per venire. E come i dolori del parto sono necessari perché la nuova creatura venga alla luce, così queste calamità non fanno altro che essere i dolori della storia, del mondo, necessari per un ordine nuovo, come dirà anche Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8. E quindi sono eventi che inducono l'uomo a mettersi in un progetto di rigenerazione. Ecco allora la pagina di oggi. Tutti questi segni, il sole e la luna che si oscurano e dunque non sono più il ritmo del giorno e della notte, le stelle che si staccano, si sconvolge l'ordine cosmico, non sono altro che una descrizione per dire che il figlio dell'uomo sta per venire, colui che ha offerto se stesso, colui che ha sofferto per noi dandoci la vita, lui ci porta il perdono. Ecco, colui che sta per venire porta a compimento ogni cosa, ma questa volta verrà circondato dagli angeli santi, i quali radunneranno da tutte le estremità della terra gli eletti della terra. Chi viene? È colui che ha realizzato nel proprio corpo i segni del regno, è colui che ha vinto la morte, è colui che è risorto per sempre. Ecco la novità bella dell'Evangelista Marco, no? Che identifica il figlio dell'uomo con colui che ha già perdonato i peccati, che ha superato l'antica legge del sabato, colui che ha dato la vita per noi. È Gesù, il seminatore del regno, colui che ci ha portato il Vangelo, questa visione di fede meravigliosa, ma ormai è risorto. È vicino al Padre, è seduto alla sua destra, sta per tornare verso di noi. Allora anche la parabola del fico di cui si parla in questo capitolo, che mette i teneri rami nuovi, le foglie ricrescono, ci dice che l'estate sta arrivando. E così questi segni non vanno presi nella valenza negativa, ma vogliono indicare che la storia ha un termine, quel giorno che nessuno conosce, meno il Cristo risorto, ma solo il Padre, è il giorno in cui tutto arriva a compimento. Allora noi dobbiamo imparare proprio dal fico questa vicinanza della seconda venuta, la parusia. Evidentemente abbiamo il compito dell'attesa. L'anno liturgico, questo ciclo dell'anno B, va verso il tempo dell'attesa. Poi ricominceremo ancora di nuovo con l'avvento. Dobbiamo stare svegli, vigilare, discernere, consapevole che questo atteggiamento si deve estendere a tutti i credenti. Gesù vuole oggi indirizzare gli occhi verso il fine di tutta la storia. Ci insegna a vivere il Santo Vangelo, soprattutto a rovesciare la logica umana del possesso, della violenza, dell'egoismo. Il regno non si diffonde con il trionfo dei grandi. Il regno di Dio non avanza con le lotte e con le guerre. Noi abbiamo la missione e il trionfo degli sconfitti, dei perdenti. Tutto posso in colui che mi dà forza. Che bello. Gli evangelizzatori ancora oggi, partendo dal limite, tutto possono perché quella debolezza che impensierisce e qualche volta impaurisce l'uomo, in realtà Dio con questa debolezza costruisce attraverso la potenza della croce. Allora è suggestiva anche l'immagine che Gesù oggi ci dà per dare questo compimento, no? È come il risveglio dall'inverno ormai passato. Siamo davanti a una nuova stagione. È come la donna quando partorisce soffre, prova dolore, ma una volta che ha messo al mondo la sua creatura gioisce. Così questa storia, no? Che importa sapere quando è il momento, quando è l'ora? Gesù non ce l'ha voluto rivelare, anche perché non importa più, dalla Pasqua in poi
ogni attimo può essere un tempo propizio, un cronos. Per cui non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo vivere ogni attimo come fosse il primo e l'ultimo, con intensità, senza mediocrità, in modo creativo, in modo da trasformare ognuno di noi le proprie debolezze, vincendo la paura. È così che Dio, con la potenza della croce e risurrezione, ci porta verso il compimento. Allora è come un'alba che sorge e sarà un'alba che non conosce tramonto, quello che sarà il giorno ultimo della storia. Per spiegare questo ultimo tempo, Gesù usa un linguaggio apocalittico, ma è chiaro che fino a lì, da qui a quell'ora, è solo tempo di attesa, di vigilanza e soprattutto di preghiera, come tu stesso ci Ma dicevi. è anche di gioia, di un'attesa gioiosa e della preghiera, perché il compito che Gesù dà a noi è il compito di pregare perché il tempo del travaglio sia meno lungo possibile. Cioè, l'uomo è chiamato ancora una volta sempre a collaborare con la natura, con la storia, col regno. Il nostro non è mai un ruolo passivo. L'uomo deve essere protagonista insieme a Cristo, partendo dal limite. Cristo è l'unico che ci permette di partire dal limite. Gli uomini in genere il limite ce lo fanno notare. Invece il limite nelle mani di Dio diventa un trampolino di lancio verso quella potenza che viene soltanto da Lui. Quindi, in un certo senso, ci viene consegnato non il verbo dovere, quello del filosofo Kant, ma il verbo potere. Tutto posso in colui che mi dà forza. E allora, accettando il limite, nella forza della parola, dei sacramenti, di questo Vangelo che ci viene consegnato, al cristiano è data la possibilità di aiutare questa storia ad arrivare a compimento. Io credo che sia davvero entusiasmante questa missione. Ed è così, in effetti, piena di entusiasmo, conta essere pronti. Grazie, Padre Ernesto, per oggi. Grazie a voi e buon cammino in preparazione a questo giorno ultimo, che sarà un giorno senza tramonto, perché sarà una luce che non tramonta più. Buona Pasqua della settimana, Padre Ernesto, Una Pasqua Shalom. settimana a voi e shalom.